magari, specialmente chi non possiede un animale, non può capire il dolore che una persona possa provare nel perdere un animale. O nel mio caso è ancora peggio, nel mio caso è peggio perché io la vedo lì che sta male. Però lei magari, cioè non magari lei pensa di stare bene, mangia. E come faccio a portarla dal veterinario? Non ce la faccio. Io vorrei anche provare le cure. Però, cioè, non è una questione di soldi, sono disposta a spendere qualsiasi cosa. Però non voglio fare una cosa la fa star male per allungare la vita di qualche mese e farla star male anche in questi mesi. Non so che cosa dire. State il più tempo possibile con i vostri animali perché gli animali vi cambiano la vita. E niente. Che dire? Cerchiamo come sempre di andare avanti. Però purtroppo, come sai già, Sabri, nella vita prima o poi tutti dobbiamo andarcene. Io spero che vada tutto bene. E che il tuo gatto riuscirà a stare bene, a scomparirgli quel tumore che ha. Io più che altro dice sempre che gli animali sono i migliori. Non parlano, ascoltano e ti rendono felice, ecco. Quando non hai, cioè, quando hai qualcosa da dire e comunque cerchi qualcuno con cui parlare, ma non trovi nessuno, sai benissimo che i tuoi animali ci sono sempre. Io purtroppo non ho animali adesso. Molto tempo fa lo avevo e purtroppo non. Dei pezzi di merda l'hanno preso, l'hanno rubato, ecco. Gli hanno iniettato un veleno e l'hanno ucciso, quindi. Ecco perché ti capisco, ecco perché. Niente, volevo solo dedicarti queste piccole parole, queste piccole, anche se secondo me inutili, però farti capire che lasciare perdere quelle persone che comunque stanno lì a dirti cose brutte, ecco, non le calcolare neanche, è inutile calcolarle, fidati. Capisco che tu hai tante persone che ti seguono e quindi è ovvio che molte persone ci saranno che ti diranno cose brutte, però vai avanti, cerca di non mollare mai. Anche se ti dicono di mollarla, di mollare, non ti arrendere mai. Un bacio.
Oltre a braccio, spero che mi lascerai un piccolo commento, tanto per far capire che comunque, anche quel puntino, per farmi capire che hai visto il video è solo quello, un puntino. Non mi interessa che rispondi. Solo un piccolo puntino, come da quella cosa che comunque vedo che hai risposto. Ah, tranquilli, non mi interessa di monetizzare questo video. Mi interessa solamente che lo veda Sabri e basta. Ti voglio bene, Sabri. E ricordati che noi tuoi fan, perché io tuttora sono tuo fan. Anche se non vedo tutti i video, ma vedo qualcuno video lo vedo. Però sono sempre stato fan tuo e di Anima. Quindi, che dire, ti mando un bacione grosso e spero che vada tutto bene. Voglio bene sempre.